Buongiorno a tutti, e rieccoci in trasmissione con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e questa è la seconda parte della trasmissione. Un appunto per quanto è successo durante la prima trasmissione. Quando telefonate, se telefonate, dovete parlare immediatamente come sentite la cornetta alzata, perché si presuppone che voi stiate ascoltando la radio, per cui io presuppongo sempre che voi mi stiate ascoltando attraverso la radio. Se non mi ascoltate attraverso la radio, dovete dirmi subito di parlarvi per telefono, d'accordo? Altrimenti io, dopo il pronto, che voi, se voi non sentite la radio non lo sentite, rimanete in attesa e dopo va a finire che viene messo giù il telefono, perdete scatti, perdete soldi. Per cui quando viene alzato il telefono, quando decidete di telefonare, e vi ha alzato il telefono, dovete sentire attraverso la radio. Se non sentite attraverso la radio o non avete la radio, dovete immediatamente dire parlami per telefono, perché non ti sento. D'accordo questo? Allora, detto questo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera, Venezia. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Questa è la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, e in questa trasmissione parliamo di Magia, Stregoneria, Paganesimo. E parliamo dei concetti della magia, della stregoneria, del paganesimo, delle cose che riguardano la magia, stregoneria e paganesimo, della visione del mondo, della magia, della stregoneria e paganesimo. Visioni del mondo diverse le trovate da altre parti, su altre trasmissioni. Chiaro? Pertanto, anche questa sera, che avrei dovuto leggere ciò che porta a diventare eterni, nella religione romana, in realtà non leggerò questo, ma leggerò un piccolo tratterello, che magari forse un giorno diventerà un volantone, che parlerà del proselitismo. Prima, cioè il proselitismo dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Prima di concludendo questo discorso qua, a me non me ne frega niente, non mi interessano cosa intendono i cristiani con un termine, il significato che loro danno a quel termine. Perché quella tradizione, la tradizione dei cristiani, non appartiene agli esseri umani perché è stata imposta con la forza e con la violenza. Per cui non mi interessa, non è naturale, è imposta. Per cui quello che sentirete qui appartiene a una tradizione diversa, talmente diversa che il cristianesimo appartiene al male, alla distruzione degli esseri umani. Prima di cominciare questo, c'è un messaggio per quella persona che mi ha chiesto di lasciargli una busta con dei materiali qui a Radio Gamma. Materiali in particolare per quanto riguarda la rimozione dei problemi emozionali, liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone, ne aveva bisogno di alcune copie. E le troverai qui in radio, in cooperativa, in una cartellina che ho graffettato. Per cui se passi domani trovi un po' di copie di liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone. Detto questo, torniamo all'argomento di questa sera. Perché parlo di questioni a proposito del proselitismo? Perché qualcuno mi ha accusato di fare del proselitismo. In realtà che cos'è il proselitismo? Il proselitismo, in termini delle religioni rivelate, è convincere, costringere, portare delle persone ad adorare, a seguire la propria religione, a seguire il proprio Dio, a seguire il proprio intendimento. Come avviene questo non ha nessuna importanza. L'importante è che le persone riconoscano che quella religione che gli si impone è migliore dell'altra. Però questo è possibile soltanto se gli elementi che caratterizzano una religione sono uguali a un'altra. Questo lo sta dicendo un pagano. Cosa significa elementi uguali a un'altra?
Significa che se io in una regione c'è Dio padrone, in un'altra regione c'è Allah, in un'altra regione c'è il Buddha, inteso come Dio, bene, tutte e tre hanno un Dio padrone e i tre dei padroni si contendono il gregge delle persone in ginocchio. Allora, l'uguaglianza dove sta? L'uguaglianza sta nel fatto che c'è un Dio padrone al di là del nome e delle condizioni che si danno, che si dicono. Nel paganesimo questo non esiste, cioè non esiste un Dio padrone, non esiste una coscienza creatrice, una volontà creatrice, non esiste questo. Non esistendo questo, chiaramente io non mi posso appropriare delle persone, cioè non posso fare proselitismo per appropriarmi delle persone. Allora necessariamente se io uso il termine proselitismo, cioè delle persone che aderiscono più o meno a quello che io penso, significa che c'è un significato completamente diverso. C'è un significato talmente diverso che andrebbe definito con una diversa parola, proprio per distinguere dalla prima. Però voglio usare esattamente la stessa parola, proprio per a livello di provocazione, per stabilire che quello che dicono i cristiani sono sempre delle porcherie. Il cristiano fa proselitismo, manda i missionari in Africa a convertire, i missionari costruiscono la miseria al fine di convertire le persone, per cui aiutano i colonialisti e sono essi stessi colonialisti. Costruiscono la miseria culturale, la miseria morale. La miseria morale, per esempio, l'hanno costruita costringendo gli indigeni a vestirsi. Questa era costruire la miseria morale, cioè rompere la relazione fra l'essere umano e il mondo che lo circondava. Questa è l'opera dei cristiani. Facendo questo, distruggono il divino che cresce dentro un essere umano e quando l'essere umano è disperato lo possono mettere in ginocchio. Devono costruire la disperazione per mettere in ginocchio, altrimenti non si possono mettere in ginocchio le persone. Naturalmente, una volta che le persone sono in ginocchio, possono diventare indifferentemente cattoliche, protestanti, ortodosse, possono diventare musulmane, possono diventare buddiste, possono diventare ebree, possono diventare qualunque cosa, purché adorino questo Dio, questo quell'altro Dio, quella setta o quell'altra setta, dove naturalmente nascono continuamente nuovi profeti o nuovi pazzi, i quali dicono io ho avuto la rivelazione da Dio, sicuramente finisce il mondo, o sicuramente succede questo, o sicuramente bisogna far quello, per cui esiste sempre il contendersi le persone del gregge. E questo è il concetto di proselitismo all'interno delle religioni rivelate. Ma noi vediamo un attimino invece nel paganesimo. Cioè, il numero di telefono per intervenire è 049-700-700 e 049-700-838. Fino alla fine non attaccherò le linee, dopodiché attacco le linee e vabbè, oggi è stato quello che è stato e stasera sarà quello che sarà. Questioni a proposito del proselitismo. Ho voluto usare appositamente questo titolo a scopo di provocazione intellettuale per chiarire il quarto aspetto che attraverso la ricostruzione del paganesimo politeista stiamo costruendo. Il primo aspetto di cui stiamo parlando da 130 trasmissioni radiofoniche è quello della stregoneria. La stregoneria come arte di trasformazione soggettiva per costruire il proprio sviluppo nell'infinito dei mutamenti. Un'arte che può essere usata sia da ogni soggetto che intende trasformarsi, sia per adattarsi a qualsiasi situazione che si incontra, trasferendo il proprio bisogno di espansione soggettivo al sistema sociale in cui si opera. La stregoneria presuppone che l'essere umano non cresca soltanto in quanto essere fisico, ma cresca anche come essere di energia, di cui il corpo fisico è in relazione dialettica con questo. La stregoneria è arte della dilatazione soggettiva nell'oggettività in cui ci si trova ad esistere. Alcune dilatazioni possono apparire come grandiose, altre piccole e miserabili. A volte la dilatazione è ostacolata dall'oggettività e, come abbiamo visto, gli ostacoli maggiori vengono espressi dalle religioni rivelate che mettono in ginocchio i bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra del pazzo di Nazareth e ne distruggono la dilatazione e la formazione del loro corpo luminoso. La stregoneria come arte per trasferire il respiro di libertà come percepito dal singolo essere umano al sistema sociale.
un'arte che come tale risponde sì a dei principi generali, ma l'uso di quei principi a trasformazione in applicazione pratica dipende esclusivamente dal singolo essere umano che attraverso questo fare prende dei principi formulati in maniera astratta e li trasforma in elementi vivi e pulsanti che agiscono a loro volta nel sistema sociale in cui vive. In altre parole, trasforma delle idee in dei di cui si serve per trasformare se stesso e trasferire la propria trasformazione soggettiva nel tessuto sociale e nel mondo più in generale. Il secondo elemento di cui abbiamo parlato ampiamente e continueremo a parlare in quanto lo esaureremo molto presto è il paganesimo politeista come religione. Il paganesimo politeista come religione è il riconoscimento soggettivo dell'individuo dell'esistenza di un'oggettività uguale a lui. È il riconoscimento soggettivo dell'esistenza di un mondo formato da coscienza e consapevolezza che come lui tentano di costruirsi nell'infinito dei mutamenti. Il paganesimo politeista intende un mondo di coscienze di sé con le quali si possono costruire delle relazioni, un mondo di coscienze di sé con le quali si può camminare assieme in un rapporto di reciproco vantaggio. Non è il potere di avere, l'appropriazione, caratteristica degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, che determina la qualità e la direzione di queste relazioni, ma il potere di essere, cioè la capacità di ogni coscienza di sé di dilatarsi, costruendo delle condizioni ottimali nelle quali dilatarsi per costruire la propria esistenza nell'infinito dei mutamenti. Siamo circondati da dei che possiamo riconoscere soltanto se attraverso lo sviluppo del nostro potere di essere noi riconosciamo di essere noi stessi un Dio che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Il terzo aspetto che stiamo faticosamente costruendo è quello dei riti. Che cosa sono i riti? I riti sono delle manifestazioni soggettive attraverso le quali si manifesta l'intenzione di esporre se stessi in funzione di un obiettivo da raggiungere. Il fine della prima conferenza che abbiamo tenuto a Marghera il 7 settembre del 96, a proposito del paganesimo politeista si è detto: i riti in stregoneria e nel paganesimo politeista hanno lo scopo di accentrare l'attenzione su ciò che impedisce il divenire degli esseri umani, indicano la libertà nel momento e nella situazione in cui vengono elaborati. I riti indicano l'espressione di libertà dell'essere umano che è quello di sottrarsi dalle costrizioni che assumono peso e misura differenti a seconda della coercizione che l'essere umano subisce all'interno del sistema sociale in cui vive. Chiamare la volontà degli dèi del mondo circostante è espressione della nostra volontà di considerare il mondo circostante non elemento muto e morto, non forma o descrizione, ma ente vivo e consapevole, fonte di bisogni e centri di determinazione soggettiva. Nel chiamare gli dèi del mondo che ci circonda, in realtà chiamiamo il Dio che cresce dentro di noi e lo sproniamo affinché crescendo riconosca il mondo come assieme di dèi che marciano nell'infinito dei mutamenti. Chiamando gli dèi del mondo circostante, chiamiamo il Dio che cresce dentro di noi. Riconoscendo il circostante composto da dei, riconosciamo noi stessi un Dio che si costruisce nell'infinito dei mutamenti e chiama raccolta tutti coloro che sviluppano il loro potere di essere con i quali camminare assieme. Ci sono certamente molti riti che verranno elaborati e costruiti, ma ogni rito deve nascere da bisogni e necessità, da volontà, determinazioni e intenti soggettivi che si trasferiscono alla specie in cui viviamo. Meglio, di cui siamo parte. Le cose devono nascere quando le cose spingono l'essere umano e le cose spingono l'essere umano quando questo, attraverso le sue azioni, manipola l'intento della propria trasformazione. Possono essere riti privati, riti collettivi, riti ufficiali, riti sociali. Possono essere riti che sviluppano determinazioni soggettive o riti che sviluppano determinazioni e propositi collettivi, ma tutti devono essere espressione dei bisogni di chi li elabora, perché questo è articolazione del proprio intento con l'intento di ogni coscienza di sé che ci circonda.
quando si articola il proprio intento e lo si esprime in un rito individuale, collettivo, sociale, ufficiale, il mondo che ci circonda somma il proprio intento al nostro, somma le proprie determinazioni alle nostre. Ciao! Sì, ho capito. Ciao, ciao. E quando si articola il proprio intento e lo si esplica in un rito individuale, ciao! In un rito individuale, collettivo, sociale o ufficiale, il mondo che ci circonda somma il proprio intento al nostro, somma le proprie determinazioni alle nostre, manipola quanto noi evochiamo in quanto egli evoca il nostro intento affinché noi possiamo trasformarci. Dei riti ne abbiamo parlato poco, ma stiamo articolando quanto il nostro intento costruisce per chiamare gli dèi del circostante a riconoscerci e a camminare a fianco. Al di là del potere della nostra trasformazione soggettiva, il potere di essere del mondo che ci circonda può favorire spazi di libertà per la nostra specie, sottraendola dalla posizione in ginocchio nella quale gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra intendono tenerla. Del quarto aspetto non ne abbiamo parlato, ma è venuto il momento di incominciare a parlarne. Il proselitismo è una parola vista con orrore. È l'accusa che ogni gestore di gregge o di campo di sterminio rivolge ad ogni altro essere umano che a sua volta vuole o costruire un gregge diverso o tagliare il filo spinato che circonda il campo di sterminio. Tu vuoi fare del proselitismo? L'accusa suona forte e feroce da parte di chi detiene il controllo del campo di sterminio, da chi ha paura che le pecore del gregge si sottraggano al suo controllo. L'intera storia delle religioni è la storia del controllo degli esseri umani intesi come bestiame. Un controllo che incide sulla struttura emozionale, ma che per far questo ha distrutto il divenire degli esseri umani, distruggendo la loro capacità di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, per rintanarli, impauriti e terrorizzati, nel grembo del gregge, che pensando protettivo, in realtà li stava conducendo al macello. Vogliono fare dei proseliti, questa è l'accusa. Davanti a questa accusa, come si pone il paganesimo politeista? La questione già ho dovuto affrontarla nel fare delle trasmissioni radiofoniche di magia e stregoneria paganesimo. Nel fare quelle trasmissioni radiofoniche, io faccio del proselitismo. Faccio del proselitismo, ma non pretendo di convertire alla mia idea nessuno. Le mie trasmissioni radiofoniche, la mia attività di divulgatore, si rivolge a quelle persone che l'orrore delle religioni rivelate non è riuscito a mettere in ginocchio per fornire loro un'ancora attraverso la quale chiarire sia la visione del mondo che comprendere l'importanza del loro sentire diverso da dove il gregge si muove. Se è vero che io faccio del proselitismo, è altrettanto vero che non costruisco un gregge obbediente ad una verità, ma costruisco per soggettività libere un insieme per difendere quella oggettività. In altre parole, faccio proselitismo per far comprendere a chi è solitario in un mondo di sottomessi alle religioni rivelate come si possa essere forti e potenti anche se si è soli contro tutti. C'è un altro aspetto importante della questione di fare del proselitismo, ed è il quarto aspetto che non si è trattato se non come principio inserito nel crogiolo dello stregone: vivere per sfida. Se una persona pratica un percorso di stregoneria, nessuno se ne accorge. Attraverso l'articolazione di alcuni aspetti della follia controllata, riesce a mascherare così bene il suo fare che nemmeno un altro apprendista stregone se ne accorgerebbe. Se una persona si rivolge al mondo circostante per sostenere il suo intento, si può anche circondare di immagini proprie delle religioni rivelate e solo il circostante può interagire col suo intento. Se una persona pratica dei riti personali, privati o comunque riservati, normalmente nessuno le dà noia, perché anche se qualcuno delle religioni rivelate si accorge di questo, scappa per questioni di pura e semplice superstizione. In ogni caso il rito privato è tanto riservato che nessuno tende a dargli noia, a meno che non si tratti di militari
teocratici come i cattolici dell'Inquisizione, o i guardiani della rivoluzione musulmana in Iran, o i talebani in Afghanistan, o ancora gli ortodossi in Israele, eccetera. La questione cambia quando si decide di vivere per sfida, quando le proprie idee, il proprio pensiero non è solo una questione di io penso a questo e tu a quello, ma quando, incidendo sull'organizzazione della vita, diventa un oggetto su cui fondare il divenire sociale. Il pensiero come elemento di misura soggettiva nell'oggettività sociale. Quando il pensiero non è oggetto astratto come manifestazione delle fantasticherie dell'individuo, ma è manifestazione della determinazione dello stesso nell'oggettività in cui sta vivendo. La manifestazione del proprio pensiero nell'essere pagano è proselitismo. La manifestazione del proprio pensiero nell'essere pagano è determinazione di se stessi nella quotidianità. La manifestazione del proprio pensiero nell'essere pagano è trasformazione di se stessi nell'essere pagano. La trasformazione di se stessi è l'unico aspetto veramente importante. La determinazione di se stessi è un riflesso della propria trasformazione e il proselitismo è un aspetto imitatorio che viene indotto nel sistema sociale. L'unico aspetto importante è la trasformazione di se stessi. C'è un pazzo che attraverso delle trasmissioni radio mi ha fatto pensare alcune cose. Quelle cose mi piacciono e intendo farle mie. La domanda è: quanto quelle cose trasferite nel sistema sociale da parte mia possono reggere, essere credibili, essere accettate o essere confutate? Il mio pensiero è un tentativo di oggettivazione dei miei desideri o delle mie fantasticherie, oppure è capacità di manipolazione soggettiva dei fenomeni che dal mondo circostante mi giungono? Se io formulo quel pensiero è perché io sono sconfitto e mi adeguo ad una struttura di pensiero, oppure formulo quel pensiero come momento di interpretazione e compattazione soggettiva attraverso la quale affronto la vita? La mia attività è un adeguarmi alle informazioni che mi giungono e fra le quali magari scelgo quella più confacente al mio pensiero, o è invece un'attività magica di trasformazione soggettiva dove il fenomeno fagocitato ritorna nuovamente nel sistema sociale arricchito dalle mie interpretazioni? Questa attività viene definita dagli adoratori delle religioni rivelate fare proselitismo. Nel paganesimo politeista si definisce come parte dell'attività più grande, che è il vivere per sfida. L'emulazione degli sfidanti dà il via ad un processo di sfida che costringe i contendenti a chiedersi perché agiscono o perché pensano o fanno questa o quella cosa. Nel vivere per sfida, esponendo la propria struttura di pensiero nel sistema sociale, non ci può essere accondiscendenza nei confronti di colui che si misura col proprio pensiero. Non si possono fare dei giri di parole o essere comprensivi nei confronti di affermazioni o strutture di pensiero antagoniste. Il proprio pensiero deve essere estremamente rigido ed essere esposto sempre come affermazione assoluta. La sua modificazione deve avvenire lentamente attraverso le operazioni di sfida come riflesso della trasformazione soggettiva. Un conto è l'abilità espositiva o l'abilità retorica e un altro conto sono i fini e i motivi per i quali si formula quella struttura di pensiero o si fanno quelle affermazioni. Il proselitismo è dunque il quarto aspetto fondante il pensiero del paganesimo politeista. Il proselitismo perché nel sistema sociale in cui viviamo spesso ci si muove per imitazione, come per imitazione la Chiesa cristiana cattolica incita gli esseri umani ad appartenere al gregge e il suo gregge lo indica come il migliore. Così l'attività di proselitismo nel paganesimo politeista è incitamento a non appartenere a nessun gregge. Fare del proprio pensiero un'arma attraverso la quale introdurre nel sistema sociale in cui viviamo elementi di libertà individuale in contrapposizione alla sottomissione. Questo permette di costruire un sistema sociale più vicino
agli elementi del paganesimo politeista e più rispettoso del dettato costituzionale, che non è più solo un pezzo di carta straccia, come i cristiani cattolici lo intendono, ma elemento vivo e propositivo della vita stessa. Questo fare permette al pagano politeista di mettere in discussione il proprio pensiero, permette di cambiare nel confronto quotidiano col mondo. Questa azione permette all'individuo di modificarsi sia radicalizzando ulteriormente il proprio pensiero, sia di comprendere pragmaticamente gli effetti sulla fondazione del proprio futuro. Fare proselitismo non significa acquisire bestiame per un nuovo o diverso gregge, ma significa acquisire idee e pensiero per trasformare il pensiero da un'astrazione fantastica ad elemento determinatore della propria esistenza. Significa diventare protagonisti della propria vita, sottraendosi ad ogni tipo di attività distruttiva. Riassumendo i quattro aspetti, abbiamo due percorsi generali e due mezzi attraverso i quali percorrerli. I percorsi sono la stregoneria, o arte della trasformazione soggettiva, il paganesimo politeista, cioè la religione, legarsi, attraverso la quale chiamare o affiancarsi agli dèi del circostante per camminare assieme. I due mezzi sono riti, come mezzo di manifestazione della determinazione soggettiva, e indicano gli aspetti di libertà da costruire e gli ostacoli da rimuovere, e il proselitismo come arte attraverso la quale compattare e illustrare se stessi nel sistema sociale umano. Secondo voi, perché io sto parlando da 130 settimane dai microfoni di Radio Gamma 5? Io sto costruendo me stesso, compattandomi per affrontare voi che ascoltate e il mio pensiero che sono costretto ad articolare settimana dopo settimana. Non è un caso che molti radioascoltatori non siano in grado di seguire la prima parte della trasmissione quando espongo dei concetti propri del paganesimo politeista e della stregoneria. Questi stessi concetti e il modo di esporli li allontana. Non è solo il fatto che questi siano difficili o l'esposizione non sia chiara, ma è il rifiuto istintuale che il condizionamento educazionale cattolico è instillato in loro. È come qualcuno quando dice che i preti cattolici sono cattivi, ma il loro Gesù era buono, e non capiscono perché io lo chiami il pazzo di Nazareth. Non si rendono conto di essere stati truffati a livello talmente intimo da aver fagocitato e soggettivato la truffa, riproducendola a loro volta. La modificazione magica dell'individuo è una cosa, il ragionamento razionale è un'altra cosa. Questo fare si chiama proselitismo, anche se questo non ha nulla a che vedere col significato che a questa parola danno i seguaci delle religioni rivelate e gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra in particolare. Per loro fare proselitismo significa aggiudicarsi nuove pecore che facciano parte del loro stesso gregge. Per favore, non confondiamo la religione come arte per legarsi al mondo con un'arte della sottomissione che i sottomessi chiamano religione. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, 28 aprile 1999. E questa è la condizione che cos'è il proselitismo dal punto di vista del paganesimo. In pratica il proselitismo lo fa colui che va alla caccia e alla ricerca. Sì? Ciao. Ciao Claudio. Ciao, dimmi. Qualcosa di meraviglioso quello che stai. Sto seguendo un po' istintivamente, perché io adotto molto l'istinto, no? Queste cose. E percepisco un qualcosa che mi dice, no, i fenomeni non ripetibili sono truffa per me. Come una pianta, un seme nasce, si ripete, il sole nasce, muore, si ripete, la luna, le stelle, e tutte queste cose che esistono intorno si ripetono, non sono truffa, ma quello
che mi dice di aver visto una cosa e non me la fa vedere una seconda volta, io vivo qui a livello relativo e percepisco quello che io, povero, sono capace di recepire. Quindi quello che non è ripetibile per me è truffa. E io mi sento truffato, mi sento di essere stato truffato, e per di più questa gente ti prende energia dagli altri, come dicevi tu tempo addietro. Esatto. Di questo mi sono convinto veramente. È vero. Rubano energia continuamente agli esseri intorno. Certo. Grazie Claudio. Grazie a te. Ciao. Ciao. E ha ragione naturalmente, amico. Dimmi. Pronto? Sì? Sono Francesco il molestiere di Vicenza. Dimmi. Però è un po' oneroso dire adoratori del Dio unico. Questi sono adulatori. Veri e propri adulatori. Quindi ingannano... se stessi ingannano anche i fedeli, gran parte di loro, capisci? Perché c'è tanta costrizione mentale anche in parecchi cattolici che saranno in sé molto aperti, che in realtà una sottomissione mentale a questo stato di cose. Ho capito il tuo pensiero, Francesco. Vuoi dire qualcos'altro? Volevo dire che parlando di questa adulazione, non adorazione, i vari Hitler, Mussolini, uomini della provvidenza creati da questo sbilanciamento bestiale verso un ideale che dovrebbe essere stupendo e credibile all'uomo, sono passati a una miserabile presenza di uomini della provvidenza, voglio dire, in tutte le varie epoche storiche. E questo riguardando le religioni cristiane. Ma lo stesso vale anche, come hai detto tu, per le religioni musulmane, tutte le altre, insomma, sempre la stessa sinfonia. Dovrebbero adorare di più e adulare meno, insomma, ecco. Non ho parole. Comunque, saluti. Grazie, ciao. Naturalmente Francesco da Vicenza ha il suo modo di vedere le cose. Va benissimo, cioè non c'è nessun problema. E naturalmente io non sono d'accordo con Francesco da Vicenza, almeno su questa cosa, adorare di più, adorare meno. Anche se c'è da dire questo, che anche i pagani adorano, cioè anche il modo di... i pagani adorano gli dèi, ma adorano nel senso reale del termine, cioè ad è verso, cioè ad significa verso, orare significa parlare. Io parlo agli dèi del mondo che mi circonda. Sì? È cominciata la provocazione. Mi raccomando, quando tiro sul telefono parlate immediatamente, così almeno... Sì? E ancora. Per cui ad è verso, orare è parlare a. Parlare agli dèi significa... parlare verso, non è mettersi in ginocchio e adorare come fanno i cattolici, è un modo diverso di esistere e di fare. Allora, vediamo un attimino qualcosina, ma che leggiamo. Dal Corriere della Sera del 28 aprile 1999, 28 aprile, sì? Ancora. Ai ai ai, quanta pazienza che vuole. Va bene. Sì? Ancora. Diciamo questo allora. Dal Corriere della Sera del 28 aprile 1999. Roma, stuprate delle giovani minorate. Violenza all'istituto, arrestato giardiniere, suora sotto inchiesta. Sei pronto? E tre giovani minorate costrette a subire... Pronto? Sì? Posso? Sì? Però denuncio che non c'era una telefonata non decisamente un consenso... Un dirte bravo, te fai tutto bene, posso parlare in questo senso?
Non mi ha capito, scusa. Ah, no, sì, puoi parlare, non c'è problema. Dimmi. Dico che c'è una noia trasmissione, dunque che c'è o il consenso pieno e acritico, oppure sì, quelli che interviene dicendo parolacce. Sì. Mi piacerebbe tanto la trasmissione dunque che c'è combattuto la tesi di chi che fa la trasmissione. Al di là di quello che dici, insomma. Sì, sono d'accordo con te. D'accordo con me? Sì, sono perfettamente d'accordo con te. Però posso fare una battuta un po' spiritosa? No? Ma sacramento. Per ascoltare la tua trasmissione, che vuole il decodificatore? Mi sembra una buona cosa. In che senso? Eh? In che senso? Non so, dici troppo... troppo denso nei concetti. Insomma, uno ti ascolta, non arriva mai a seguire, sei tu. Cioè che dici molto più essenziale, molto più semplice, più... un concetto va diluito finché te vuole, ma non gli va messo insieme diese. Perché se no uno non capisce niente, insomma, io per esempio che sono un ignorante, ti ascolto quando che posso perché ascolto a lavorare. Cosa ho capito dei tuoi trasmissioni dopo circa 2 anni che ti ascolto? Non posso farci niente. Posso venderti i libri però se vuoi, così almeno ti ripassi le trasmissioni. Cioè non posso farci fare altro, capisci? Devo continuare su questo ritmo perché è giusto che le persone riescano anche a capire su questo ritmo. Allora. Cioè, nel senso che io non voglio che ci sia trasmissione soltanto per le persone che non sanno né leggere né scrivere. Beh, mi non so leggere. No, sto. È una battuta chiaramente, scusa. Vorrei aprire una sfida. Che, sì, me, che ritelefoni 10 persone e che sappia ripetere essenzialmente ciò che ti ha detto nelle ultime 3 puntate. Ah, beh, difficile. Essenzialmente, come un riassunto. È difficile. Cioè, mi non so, io parlare contro di te, cioè non so se mi spiego, mi non so, io parlare contro di te. Dico che bisogna che ti sia più essenziale, bisogna che ti porti una idea, non 10 idee, una idea e te la porti avanti 10 volte. 10 puntate, 50 puntate, ripete la stessa cosa a noia, con una variante, nel senso di, cioè, fare un esempio. Per esempio, mi sento che ti fai qualche volta riferimento a Reich, no? A Reich, sì. Raramente, comunque sì. Sì. Però mentre Reich ha un linguaggio, tende a esprimersi attraverso un linguaggio fisiologico e concreto, tende a farci di esempi, espansione, contrazione, che roba là, però io tenderia a ancorare il problema umano a un problema fisiologico, insomma, sì, tensione carica, ergonomico, scarica. Come lo chiami, ergonomico? Sì. Tensione carica-scarica. Sì. Allora, finché uno esprime una fa una critica e resta fedele a un tipo di linguaggio, o seguo. Ma quando che nello stesso tipo di linguaggio sento anche sento affiancare tanto tipo di linguaggio, per esempio mitologico, allora non capisco più niente, perché ti qualche volta ti parli delle cose, ma in senso mitologico, ti parli di figure... Sì, infatti da giovedì prossimo ricomincerò a leggere ciò che porta a diventare Eterni, parlerò di figure mitologiche nella vita quotidiana. Vabbè, ma quando che parliamo del carattere, parliamo di strutture caratteriali, nello stesso tempo parliamo... tiriamo fuori un'entità mitologica, a me non mi capisco più niente. Cioè, spiego se vuoi dirmi. L'universo è talmente pieno di robe, è talmente grande, che se non so neanche se che la farò in tutta la mia vita, metà che una briciola, infinitamente piccola. E non so se domani sarò ancora vivo per riuscire a dirti le altre milioni di cose che devo dire. E non so se riuscirò a dire a quella persona... Tizia, scusa, continua pure, scusa. No, un po' di critica adesso, basta, dai, ignari altri a fare, ma aspettiamo la prossima volta, lo dovete dire tutto va adesso, bene. No? Sai, mi abbeo. Va bene. Saluto. Grazie. Ciao. Cioè, nel senso che ho talmente tante cose da dire che non so se riuscirò a dirne l'infinitesima parte di quello che dovrei riuscire a dire, né se avrò tempo sufficiente per dirne ancora, né se domani, fra virgolette, sarò ancora vivo per dirle. Sapete che... Sì, pronto? Sì, pronto? Sono Umberto. Chi parla? Scusa, possiamo parlare in privato? No. Che voglio domandarti un piacere.
un numero di telefono, se sei possibile. Il numero di telefono non li do mai per radio, mi spiace. Ascolta, puoi tostare un attimo in privato? È un casino, sono in trasmissione, telefoni mia alle 8. No, dai, che avevo provato a telefonare a me, casa chiuso, che a domandarti un numero. No, vabbè, bisogna che ti telefoni da allora, comunque. No, ma sei chiuso da? Sì, ma comunque mi non ho numeri qua. Bon, dai, va bene, scusa. Salve. Ciao. Ciao. Vabbè, la cooperativa è chiusa, vabbè, telefono anche di qua. Sì? Allora, violenza nell'istituto, arrestato giardiniere, suora sotto inchiesta. Tre giovani minorate costrette a subire violenza sessuale nell'istituto, sì? Costretta a subire violenza sessuale nell'istituto in cui erano ricoverate. Tre donne che poi, in cambio del silenzio, venivano ricompensate con dolci, caramelle, bambole, giocattoli. Scene di orrore e di vessazioni di ogni tipo che, secondo l'accusa, sarebbero avvenute fino a un anno fa nel cuore di Roma in un istituto molto noto, il Santa Rosa dell'Opera Don Guanella. Sì? E soprattutto col sospetto, pronto? Sì? Sì, dimmi. Scusa, Claudio. Dimmi. Sono Giampaolo, scusa. Se intervengo ancora. Volevo puntualizzare una cosa. Io non mi sento uguale in tutto agli altri. Posso sentire delle cose senza leggerle. Istintivamente, intuitivamente posso captare delle cose che altri han bisogno di studiare, come io non riesco a captare altre cose che altri così semplicemente riescono a prendere. Non so se rendo l'idea, cioè il fatto per conto mio di quello che tu stai spiegando, non è detto che uno debba essere acculturato per captare quello che tu dici, non so se rendo l'idea. Io sento ho determinate sensazioni e così a livello animalesco quasi, per cui non mi pongo certi problemi e certe paranoie che altri si pongono per tutta la vita su quello che verrà o quello che non verrà. Cioè, ammettiamo che ci sono delle persone che si pongono dei problemi e altre che non se li pongono o se li pongono in un'altra veste, in un'altra maniera. E io vedo, per esempio, il paganesimo, o quello che tu dici, io non mi ritengo un pagano, mi ritengo una persona, sono io e non so, io sento in un determinato modo la natura, quello che mi circonda, e agisco di conseguenza. Ma se io devo richiamarmi ai perché spiegati solo ed esclusivamente nei libri, io non ci sto a questo punto, non so se riesco a spiegarmi, Claudio. Ti sei spiegato cioè, benissimo. Io ti sono vicino con il sentire più che con il pensiero, mi spiego, Claudio? Cioè io percepisco la natura circostante più addirittura degli uomini che mi sono intorno. Adesso sarà una cosa che farà ridere, sarà una bestialità, chiamala come vuoi, però io percepisco quello che tu dici senza, ho questa presunzione, chiamala come vuoi, ho la presunzione di capirti senza aver fatto tutto il tuo tragitto anche culturale, che tu veramente, cioè hai un bagaglio culturale non indifferente, perché la passione e tutto quello che ti attanaglia, però sinceramente io non trovo difficoltà in quello che tu dici, anche se non so esprimermi come dovrei esprimermi e ripetere tutto quello che tu hai detto. Non è, mi spiego, Claudio? Perfettamente. Ecco, io non saprei come dirti meglio quello che io sento, però come talvolta sento una repulsione su quello che tu dici, altre volte a livello proprio di natura, di istinto, di veramente di lealtà interiore, la sento questa, che non c'è speculazione per esempio in quello che tu dici, io non ti ritengo uno speculatore. Su quello che tu dici, veramente io sento che c'è dell'istinto, del sentire vero,
umano, ma anche animale, anche vegetale, anche minerale. Non ti dico altro, perché io so solo dire queste cose. Ciao Claudio. Hai detto anche troppo. Gianpaolo, ti hai detto perfettamente il discorso. Esiste un sentire dentro le persone, e il sentire ci permette a noi di riuscire a capire cosa le cose si sviluppano e come le cose si muovono. Ed è quel sentire che noi abbiamo dentro che deve svegliarsi. Perché se non si sveglia il sentire che noi abbiamo dentro, è come se fosse morto. Ma comunque il radioascoltatore prima stava dicendo un'altra cosa, cioè stava criticando la densità delle trasmissioni, perché soltanto questo era che lui metteva in risalto. Diceva, tu stai mettendo talmente tanta carne al fuoco, dice, che io non riesco neanche a sentire, perché uso un linguaggio degli dèi, a volte parli di divinità e parli anche di Reich, parli di energia, parli di psichismo, parli di psicologia, eccetera. Cioè stai facendo talmente tanti salti, dice, che non riesco a seguirti, cioè che non riesco a focalizzare un argomento. Sarebbe bene che tu prendessi un argomento e lo sciorinassi fino alla fine. E questo è il problema, la critica che lui ha fatto. Però non è che il suo sentire non senta delle cose che io gli dico che siano abbastanza importanti, però nello stesso tempo lui sta dicendo che un concetto dovrei esprimerlo in maniera più semplice, fra virgolette, o comunque sciorinarlo da più aspetti e usarlo per più trasmissioni. Però il vero problema che ho io è appunto questo, cioè io non ho tempo sufficiente per fare questo, cioè non ho spazio nella vita abbastanza per riuscire a fare questa cosa. Per cui cosa mi succede questo? Succede che devo concentrare tutto il lavoro possibile e immaginabile nel minor spazio di tempo possibile. E questo crea effettivamente dei problemi a quelle persone che non sanno afferrare velocemente le cose, cioè che le cose, pur afferrandole magari velocemente, non hanno tempo di memorizzarle, tempo di sentirle. Magari sono interessate, però molte cose gli sfuggono. Questa era la critica. Però il problema è questo, che io non so mai qual è la cosa che devo, che potrà toccare il sentire di una persona. Io posso dire 10.000 cose e essere ignorato da 10.000 persone. Nello stesso tempo posso fare una cosa sola e toccare il sentire delle persone. Sì? Allora, l'importante è che io continui a parlare, a mettere cose, a dire cose, in modo di svegliare quello che è il sentire delle persone. Sì? L'importante è che io continui a fare questo. Chiaramente non pretendo di svegliare il mondo, io so benissimo che mondo è che ho attorno, o almeno credo di saperlo abbastanza bene, e nello stesso tempo però devo continuare questo. Poi il radioascoltatore diceva anche, ma scusa un attimo, vedi di riuscire a dire anche delle cose diverse, cioè delle cose per gente che pensa meno, ma io le dico le cose per persone che siano anche abbastanza chiare. Però è una questione di uno che le dice e che pensa che siano chiare in assoluto, e uno invece che le riceve, sì? E uno invece che le riceve, che le percepisce, sì? Certo. Gianpaolo prima che ha telefonato, no? Sì. Lui ha detto che senza sapere per rispondere in maniera adeguata, io capisco essenzialmente cosa che te vuol dirti attraverso un sentire più istintivo, più interiore. Ma questo può essere anche un ascolto fra sordi, un parlare fra ciechi, insomma. C'è un grande pericolo di questo, sì. Perché insomma, adesso fa un esempio buffo. Mi a volte parlo con, che dico una roba a me nonno. Sì? Antoia. Che dico chiara e ineucabilmente comprensibile. E non mi risponde, meglio mi risponde un'altra roba. Sì? Chiaramente io capisco un'altra cosa. Però io non ho capito quello che mi ha detto a lui.
Che capivo quello che lui vuole ascoltare, che fosse di tu. Cioè, lui ascolta quello che nel suo desiderio vuole che fosse detto. Questo succede moltissimo. Comunque lui ha capito che, cioè, quello che lui voleva dire era che col suo sentire percepiva tante cose che io magari non dicevo, però le sentiva attraverso il suo sentire, il suo percepire. Questo ha voluto puntualizzarlo. Vabbè, ma come fa a dimostrare che ha capito quello che ti ha detto o viceversa che ha capito quello che perché lui ha detto? Perché lo traduci negli istinti della vita, cioè li traduci in un modo con cui affrontare la vita, specialmente nei momenti di crisi, nei momenti emozionali. Questo è che lo... anche perché poi ti stimola, cioè lo senti come vibrazione. Vabbè, a sempre per il tuo aspetto qua posso fare un'altra cosa. Sì? Se prendiamo la vita dei grandi uomini, no? Dei grandi personalità letterali, intendo dire. I grandi compositori, insomma, no? Noi sì. Vediamo chi ha... Noi vengono ricordati non per 10 idee, per 15 idee. Vengono ricordati per 2 o massimo 3 idee base. Questo è vero? Cioè, se mi penso a Reich, certo. Penso essenzialmente alla liberazione sessuale. Sì. Se fa un discorso più approfondito, io dovrei... Reich parla anche di sovrimposizione cosmica. Imposizione, parla di un... Cioè, diluisce un concetto, lo diluisce fino a comprendere il cosmo intero. L'emotività all'interno del fascismo. Sì, beh, quella sociologia, però io svolgo sempre un'idea, ma lui svolge sempre un'idea. Sì? Da un'idea prende tutto, però io di base fa un'idea. È vero. Se no, prendiamo Nietzsche. Sì? Nietzsche è famoso per la critica al cristianesimo. Sì? Essenzialmente, dopo è famoso certo. Per aver partorito l'idea del superuomo. Sì? L'è famoso per aver composto così parlò Zara Ustra e tante altre cose, sì. Per essere stato amico di Wagner e via discorrendo. Poi è morto pazzo all'età di... No, per lei è diversa diventa pazzo. Sifilitico, persifilide. Sì, beh, vabbè. Però se uno legge attentamente Nietzsche, scopre che c'è un'idea di base. Su quell'idea di base svolge altre cose. Nel tempo questa personalità verrà ricordata per quell'idea, sì. Verrà compresa per quell'idea. Certo, quell'idea si ricorderà subito lui, è vero? Ecco, mi forse questa critica qua, in questo senso qua, io ti puoi pretendere di svolgere 10 idee ed essere compreso, ti che fa una idea, 2 idee al massimo, e è difficilissimo su comunicare un'idea. Ma ad esempio, che... mi te comprendo per una cosa. Ma guarda che tutto sommato la quantità di idee, se tu vuoi arrivare al nocciolo che io esprimo, sono credo una decina in tutto. Ma non troppo... di più, cioè sto parlando di elementi base, concetti base, fondamentali, è una decina, forse 20, ma pochissimi, non so. Dopodiché sono sviluppati in centinaia di anfratti diversi della vita, questo è un altro discorso. Comunque sono dai 10-20, solo che cosa succede? Che se tu leggi Nietzsche, se uno studia Nietzsche, per trovare le idee di base di Nietzsche deve leggersi tre quarti di Nietzsche per riuscire a comprenderlo. Dopodiché comunica agli altri quello che lui ha capito di essenzialità. Però bisogna leggerselo tutto Nietzsche, oppure come bisogna leggersi tutto Reich, come bisogna leggersi tutti gli autori, se si vuole studiare l'idea fondamentale che è stata portante. Tutti i libri. Eh sì, cioè quello che tu hai come riassunto in testa, no? Cioè l'idea ergonomica o l'idea della rivoluzione sessuale, per arrivare a prima che tu leggessi il libro di rivoluzione sessuale, degli studiosi ne hanno fatto un lavoro che lo hanno trasmesso al sistema sociale analizzando il pensiero reichiano. Allora tu di tutto il lavoro di quegli studiosi hai la sintesi, cioè quegli studiosi ti hanno dato la sintesi, ma tu non troverai mai un autore che sviluppa 10 idee in 50 pagine, cioè le idee vanno misurate con tutto quello che esiste. Però cioè, dalla gente non viene compreso per 10 idee, viene compreso per una idea, 2. Sì, ma perché gli studiosi ne hanno analizzato tutto il pensiero e lo hanno ristretto, riassunto in quelle idee portanti. Dopodiché ci sono altre idee di supporto che sono pesantissime. Per esempio il concetto di dialettica in Hegel, la dialettica delle idee che ha Hegel, diventa un elemento essenziale nella filosofia marxiana, però
Hegel, pur avendolo elaborato da quello che è Aristotele, è già secondario rispetto a quello che è la complessività della sua struttura filosofica. Marx tira fuori questo concetto e lo elabora ulteriormente. Per cui abbiamo un concetto che prima era secondario e dopo diventa via via sempre più importante per fino arrivare a determinare anche i flussi della vita, o a leggerli, costruirli, insomma. Per cui il processo storico è sempre un processo abbastanza complesso, non è mai immediato. Non so se sono stato chiaro. No, adesso abbiamo che ascoltare per telefono perché è Meglio, meglio. sono sui scatti, devo sui scatti. Come? Devo sui scatti del No, ma a telefono. me concentro meglio se te sento. Sì? Grazie, Grazie a te ciao. invece, ciao. Cioè, non esiste un autore. Dimmi. Dimmi. Come non te mi senti? Ah, aspetta un attimo. Sì, dai, buon, vai. Sono Luigi di Treviso. Sì, dai, ora Pio. Che cosa c'è, ma? Me la massacra. Cioè, massacra, nel senso che io bloccare i telefoni, telefonavo da tutte le parti. Dimmi tutto. Allora, sarebbe molto bello, dal mio punto di vista, riuscire a fare un dibattito proprio su sta roba qua. Però te prego, adesso tu so che chiama prima, non so come si chiama, ma non può fare una parata di tutti i vari filosofi per farsi vedere che conosciamo, che abbiamo letto tutti questi filosofi, mica che roba, non me ne frega una sega. Oh, Sì, dimmi. vedo che ti alzi la tua vita, fermo. Dopo fare una parata di tutte le conoscenze che abbiamo, ma per cercare di capire seriamente, perché sono d'accordo da me, che ti butti massa concetti insieme. Ah, Se è vero come discorso, cioè se è vero, momento, se è vero per me che ascolto, beh. e se è vero per quello che ha telefonato poco fa, che non so come si chiama, perché, o c'è me radioascoltatore, va bene, non lo so, mi ho sentito qua, non so come si Sì? chiama, sono d'accordo con quello che dice, capito? Cioè, secondo me, te butti veramente solo massa robe. Uno può dire solo alla fine, mi ho capito, non ho capito, ho finta di dirlo, ma non Sì? puoi aver messo insieme sta robe. Oppure, come dice Giampaolo, mi non sai che ascolto più di tanto, quei reggi, ascolto col mio sentire, e la roba mi è comoda, non mi è comoda. Quindi, Certo. non vi infiltra roba attraverso la Sì? mente, vi infiltra attraverso il sentire, giusto? Però, Senti, Franco, ehi. fermati un attimo. No, niente. Non è che mi Luigi da Treviso è la terza volta che interviene. Mentre stai parlando. Vai avanti, dai, continua il discorso. Scusa, c'è ancora? Sì. Franco, mi spiace che sei da solo la linea. Praticamente telefona 3 volte finché te stavi parlando, tanto per farti un'idea della situazione. Quello che mi vuoi dire a te, se è vero che si può fare. Pronto? Dimmi. Il telefono che figlia della tua sorella, No, capito? devo abbassare un attimo per farti Se me ne sentire. sarà su con, Devo abbassare un attimo per farti sentire che ho linea, vai. massa che c'è, ma cosa ne frega, ti sono butto in diretta, se parla non se ne frega. Ecco, questo volevo dire, attento, sto passaggio qua, mi sentì già per Luigi del Treviso, butto in diretta, no? Per un motivo molto semplice, proprio perché quando che si dice, quando si esprime questo concetto, si può percepire sta roba attraverso l'analogo sentire, no? Siete d'accordo? Sì, si può. Attento, deve essere analogo il sentire. Sì? Allora, non è detto che Luigi non ha sentire, Luigi ha un sentire. Come Attento, ma non sei analogo, sei diverso. no? Eh. Attento, perché galera che tutti i sentire, anche che altri. Siete d'accordo? Sì, come Dopo, dal mio punto di vista, posso anche dire ti con un sentire diverso, tacchete Sì, con quei compagni do. di che fa messa domenica, Beh, eccetera. perché non lo inviti a trasmettere in radio invece? Come non ho capito. Perché non lo inviti a trasmettere in radio? Sì. Per me puoi morire fra 2 secondi, me ne siamo un cazzo. Ah, ecco, Ma parla chiaro, insomma. hai definito un po' anche il mio No. sentimento nei suoi confronti, ma No, non non tanto per mi. la persona, ma quanto per la sua. Ecco, mi vuoi esprimere un concetto, a me non mi frega parlare di Luigi. Vedi da me che seguo io. Sì? Vuoi dire, quando si dice che si può percepirsi attraverso un sentire analogo, si dice attraverso un sentire analogo. Sì? Due sentire diversi non puoi mettersi in comunicazione in nessun modo.
E tu sai benissimo che ti... No, non si possono mettere in comunicazione. Ma proprio non c'è nessuna possibilità, eh? È vero. Oppure che vuoi chissà quante vite e scontri prima che robe possa modificarsi da una parte e dall'altra. E sarà difficile anche. Ecco, mi invece credo che si passa attraverso questo tipo di percorso. Però è verissimo, sta attento. E a vita di tutti quanti i grandi filosofi, al di là di domanda, alla fine dopo è giusto se racchiude in un concetto. Ma prima bisogna svilupparla, la teoria. Eh sì. No, se certo. Se no la teoria non è mai completa. Quindi il discorso non è giusto da una parte e sbagliare da un'altra. Il discorso secondo me è sempre dentro tutte e due le componenti. Quindi se anche è giusto, credo e propongo che venga fatto veramente questa roba che si dice in un dibattito. Questo secondo me può crescere di più. Adesso il Toso che ha appena telefonato, io non so come si chiama, mi dispiace di chiamarlo il Toso che ha telefonato, Mario, Tony, Gianni, non so, secondo me dice delle robe corrette che devo capire, sì. E neanche è giusto tenere da conto, perché si potrebbe fare meglio le robe, ma non perché voglio che te faccia meglio, perché mi piacerebbe che devo sviluppare più certi concetti, anche a me, ma per mio Dio, non dico perché altri, Beh, saremo perché... che quando c'è una cosa preziosa, è una cosa preziosa per tutti. Oh, che tu capisci in questo senso. Che va sia dai suoi ragionamenti, sia dal sentire di Giampaolo. In questo senso, chiaramente se tu in diretta a Luigi di Treviso non puoi sviluppare concetti, perché lui ha solo bisogno di contrastare. No, lui, però... lui ha bisogno di soddisfare il suo bisogno di morte che ha dentro. No, lui ha bisogno di Giampaolo in culo, quello sicuramente è l'unica roba che va bene. Ma a parte questo, voglio dire... che se è una possibilità di utilizzare un spazio, se da voi, magari dopo che ti hai sviluppato tutta una serie di concetti, per elaborare i concetti, per allargare i concetti, per cercare di scavare dentro i concetti, non sarei sbagliato Claudio? No, non sarei sbagliato, no. Perché guarda che ti butti tanta carne, faccio l'esempio di prima, no? Di prima ti parla 33 minuti, te devo controllare, per spiegare questo discorso della, proselitismo. Del proselitismo dal punto di vista del paganesimo, sì, dal punto di vista del paganesimo, guarda che quando che ti te dici, ti esprimi un concetto semplice senza girare tanto torno, ti dici l'unico proselitismo che si può fare seriamente è l'esempio del tuo comportamento, devi comportarti con ti te sì da esempio per tutti gli altri, perché esatto hai tutto il discorso a 33 minuti. Cioè se solo attraverso l'esempio che noi altri insegniamo agli altri, sì. Non sei attraverso parole, i discorsi o le promesse come i partiti, è vero. Solo attraverso l'esempio noi altri riusciamo a tradurre gli altri delle idee, sei d'accordo, no? Sono perché d'accordo, se che però dopo questa costruzione modo. Ulteriore, no? Prego. Il mio discorso è 33 minuti. Il mio discorso è 33 minuti, volevo andare oltre, cioè va a sì, costruire sì, dopo, capisci qualcos'altro? Sì, no, capito? Sono d'accordo, ma qui sono d'accordissimo sta roba qua, capito? Però gli altri, gemo, tante forme mentali, tante culture diverse, tanti modi di esprimere le stesse robe, e possiamo semplificarli, possiamo trovare una strada per venirsi incontro a tutti quanti. Questo secondo me era il messaggio del Toso che ha parlato prima. Sì, sì, no, ma... E senza, scusami, citare questo tizio che ha detto che altro, che non ne c'avevo un cazzo. Mi scusami, ma tra l'altro mi fa girare a bar, perché poi diventa una manifestazione di quello che so mica di questo tipo a farsi vedere, capito? Quindi, scusami, mi critica ben precisa nei confronti del vostro ego che si è manifestato in modo pessimo. Ma io mi voglio bene. E mi pare che invece si manifestare, puoi manifestare meglio. Va bene? Va bene, non so se approfondisci questo argomento qua. Se chiama un altro saldo, dì che dia com'è, se chiama o ti siamo tocca a dirlo, oh ti Mario, Tony, ho visito. Capito? Cioè, secondo me, se è giusto approfondire i concetti, se è bello sta roba. Questo fa parte dal punto di vista come che vedo me. Dopo, tite che metti il tuo, io che metto il suo, io non che metto il suo, Giampaolo. Giustamente dice, mi c'ha un po' roba da un punto di vista così, punto, senza che espuemo addosso a nessuno. Sei d'accordo? Io sono d'accordo, sai che questa roba qua sono sempre d'accordo. Ora dai che costo. Anzi, io li inviterei tutti quanti il martedì prossimo, qua in radio, a fare il dibattito tutti insieme. Che sarebbe ancora una bella robetta, no? Cosa dici sto? Sempre belle robe. Così si viene anche a loro a portare la loro roba, anche Luigi a Treviso che venga qua in radio a portare le sue. Luigi qualche cosa da dire, se invitava, venire, basta che abbia qualcosa da dire, se poi invece vuoi menare per il culo, cazzi su, io penso, ma sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, sì. Dai, sviluppa questo discorso, te saluto. Beh, no, io adesso vengo via. Ciao, rombo i miei coglioni. Ciao, Franco, grazie, ciao. Ciao a tutti, sviluppare il discorso è difficile perché ho i fiori fuori che sta premendo per entrare perché alle ore 20 loro cominciano la trasmissione.
Comunque no, io terrò presente tutte le indicazioni che mi arrivano nei limiti del possibile. Però tenete presente che alla fin fine dopo sono sempre me a dover gestire tutte le cose che ho da dire. E in effetti le cose si possono dire sia in maniera molto più semplice, molto più stringata e in maniera molto più allargata. E cercherò comunque di far meglio. E l'amico, quel che ha telefonato prima, vabbè, se ci dice il nome e si presenta, almeno so chi è, perché io già la prossima volta non mi ricorderò più la sua voce. E se poi volete venire martedì agli incontri che facciamo qua in Radio Gamma con Franco, siete tutti i benvenuti. Almeno Luigi da Treviso, invece di rompere le palle per telefono, può tranquillamente esporre se stesso e dire le sue cose rispetto alle argomentazioni che sono in corso, che verranno dette in giro. E questo sarà più interessante che non venire a disturbare una trasmissione che io non mi sono mai permesso di andare a rompere scatole a Voitilla, piuttosto che rompere scatole qui in radio. Comunque i telefoni sono sempre aperti, lui continuerà a rompere scatole perché questo sarà il suo modo di essere e questo è l'effetto della sua pulsione di morte. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo. Ricordate che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8 Marghera. Ciao e grazie di tutti da tutti.